Allora, siamo di nuovo in diretta, andremo avanti fino a circa le 19:30, poi faremo una pausa, una piccola pausa e poi rientreremo in diretta con il TG, ovviamente, appunto, con tutti i risultati. Allora, io farei un giro, è in senso orario, no? Come si suol dire, cominciando, inverto la scaletta da Marco Ermini e chiedendo, appunto, siamo in diretta, prego. Allora, sì, qui abbiamo appunto anche il caffè in diretta. Allora, dicevo, Ermini, un commento sul voto in Valdarno in provincia di Arezzo, che lasciamo da parte un attimo le europee. Parliamo di amministrative, che fotografia viene fuori? Tra l'altro ci diceva a telecamere spente, prima in bara pubblicitaria, che tutti i comuni che avevano un monocandidato hanno vinto, giusto Sì, Ermini? esatto. Per noi c'era un duplice scalino da superare, il 40% degli aventi diritto e il 50% dei voti validi sono stati superati entrambi. Noi già sabato eravamo al 22, quindi eravamo molto ottimisti, confrontando anche con i dati dell'affluenza dei comuni dove si svolgeva solo le europee, eravamo molto più alti, penso alla Terina Pergine era al 10,6, quindi era molto e è scoraggiante quei dati lì perché non c'è partecipazione, non c'è democrazia. Invece a Castiglioni e in tantissimi altri comuni dove ci sono le amministrative le percentuali sono molto alte, noi abbiamo raggiunto il 74%, quindi ci si può confrontare come gli scorsi anni quando c'erano due o tre liste, quindi siamo soddisfatti perché i castiglionesi hanno risposto e sono stati coinvolti anche in questo turno, nonostante ci fosse solo un candidato, una sola lista. Ecco Ermini, poi la stessa domanda per gli altri ospiti, poi ripeto, se qualcuno vuole intervenire lo può fare ovviamente in qualunque momento, anche su altri temi. Allora c'è un'ultima ora, qua vediamo Figline incise verso il ballottaggio, appunto usiamo il condizionale, Pianigiana al 48%, quindi Figline incisa, Valdarno in provincia di Firenze in questo caso, siamo un po' indietro con lo scrutinio, ecco qua abbiamo anche un altro tipo di grafica. E questi sono, vabbè, sì, sono tutti candidati. Comunque, diciamo, stiamo andando, si va verso un presumibile ballottaggio, anche se presto per dirlo, tra il candidato di centrodestra, vero Enzo, e il candidato di centrosinistra. Dicevo Ermini, poi la stessa domanda per tutti, che Valdarno esce da queste elezioni amministrative, banalizzando, e la domanda ripeto a tutti, che faccio a tutti, si può dire, si può nuovamente dire che per quanto riguarda le comunali o amministrative, dir si voglia, si vota la persona e quindi è completamente disgiunto il voto dall'Europa e anche dalle politiche in generale. È vero che si vota la persona, Ermini, nelle comunali? Assolutamente sì, specialmente nelle piccole realtà come sono gran parte dei nostri comuni, non si basta non pensare alle grandi città, però dove ci sono le piccole comunità si parla di amministratori e non certo di politici e quindi si vota ovviamente la persona e i singoli candidati. Ovviamente ogni candidato, ogni persona ha alle spalle un proprio percorso politico o amministrativo diciamo, di militanza all'interno di ogni partito. Però si va a individuare le persone e i cittadini si affidano proprio alla persona, alla serietà e alla competenza delle singole persone. La ringrazio. Ecco, Nannicini, lei che è un uomo di grandissima esperienza e di numeri, la domanda è la solita. E poi, per quanto riguarda i comuni, che lo possiamo dire a questo punto, persi dal centro-sinistra, che sono Loro Ciuffena e Castelfranco Pian di Scò, che cosa può aver influito? La conoscenza della persona, come dicevamo prima, della persona che ha vinto, il candidato della Civica o centrodestra, rispetto all'altro candidato, che cosa può aver influenzato il voto, Nannicini, nei comuni, ad esempio, Loro Ciuffena e Castelfranco? Va bene, dalle piccole cose che posso dire, Loro, il candidato vincente, Vigile Urbano, poi smetterà, come prevede la legge comunale e provinciale, due figli, insomma, inserito bene Persona conosciuta, mi dicevamo, nella realtà nella realtà. lorese. Nella realtà lorese. Botti può aver pagato, come diceva prima il buon Enzo, il terzo mandato, è troppo, 10 anni la verifica della figura. E poi anche una caratteristica storica, come si diceva giustamente prima, dei comuni di Laddarno, dove la caratterizzazione era meno a sinistra, no? Pensiamo alla stessa Terranuova, è arrivata
alla fine degli anni 70, negli anni 80 rispetto alle amministrazioni, sempre stata diretta dalla Democrazia Cristiana. L'ultimo era il Bencivenni, che era un sindaco al quale io avevo molta simpatia. Quindi anche una composizione, perché guardate, noi si è fatto degli studi a suo tempo su stupidaggini, se tu mi guarderai male, no, nel Val d'Arno, sul movimento Viva Maria, sulle leghe bianche, la caratterizzazione storica, la dimensione storica, culturale, la ritrovi sempre, cioè non scompare. Quindi sul comune di Castelfranco e di loro, io ricordo il mitico sindaco Ardinghi di Castelfranco, poi Morbidelli, cioè c'è sempre stata questa piccola caratteristica di comune bianco, si diceva una volta. Quindi l'elettorato c'ha delle radici su queste cose. Come la città di Montevarchi è inferiore nel fondovalle la propria radice nella sinistra, no? Quindi ora non voglio fare la composizione storica, un giorno si riaffronterà. Quindi questi motivi li ritrovo tutti, li rivedo in controluce nella mia esperienza. È bello però aver avuto nella omogenizzazione, mi diceva un ristoratore di Levane, mi diceva, ma il Val d'Arno, e lui mi diceva, di Levane, il Val d'Arno si è inurbato, cioè si era caratterizzato nello stesso modo, e questo c'è nel Val d'Arno, cioè nel Val d'Arno c'è una forte tradizione a sinistra, e se tu vedi nella provincia di Arezzo, il primo partito, il PD, è nel comune del Val d'Arno. In Val di Chiana è raro che ci sia il primo partito, anche se la Val di Chiana ha una sua tradizione. Quindi sono queste motivazioni profonde, e il PD deve riuscire a non dividersi. E su Castelfranco, Piandiscò, la divisione è stata anche municipalista, no? Due comuni, Massimo sindaco di Piandiscò, Meglio Rossi, che viene dall'esperienza di Castelfranco, con la partecipazione anche del terzo polo, che poi è Faella. Quindi queste sono le motivazioni, e anche i candidati, ovviamente, ma c'è anche un substrato politico. Io ricordo anche di Piandiscò, quando negli anni 70, no, di Piandiscò, di Assiglion Fibocchi, ripassò alla sinistra negli anni, fine degli anni 70, alcuni militanti del partito con la bandiera rossa, andare sopra ai mattoni, alle piastre, diciamo, del centro storico, e facevano Castiglion Fibocchi, ti abbiamo ripreso. Cioè c'è una differenziazione, ora ho fatto troppo il localista, ma c'è una sua caratterizzazione che il Val d'Arno la ritrovi in provincia d'Arezzo con queste diversità, perché se tu guardi in provincia d'Arezzo, potresti essere più esperto, se tu trovi qualche comune che ha la maggioranza del PD, sì, in Casentino, poi in Val di Chiana, io sto facendo tutti i conti, forse Marciano, Civitella, lì, ma nei comuni più caratteristici, inferiore. Mi scuso, ho fatto una pinza, ma ci sono anche motivazioni storiche. Ci sono anche motivazioni storiche. Okay. Sull'orientamento culturale e politico. Interessante. Che non è mai separato. Interessante, Nannicini, no. Cultura anche storica, proprio nel vero senso della parola. E Allegrucci, che Val d'Arno esce da questo voto? Ovviamente non solo la vittoria appunto nei due comuni, Castelfranco e Piandiscò, e loro, ma in generale, ecco, che valutazione dà? Ormai possiamo dire, dati sono definitivi per tutti, manca solo Figline Incisa Val d'Arno, Val d'Arno in provincia di Firenze, però sempre Val d'Arno è. Si va verso il ballottaggio tra centro-sinistra e centrodestra, con il centro-sinistra in vantaggio in questo momento, però comunque è ballottaggio.
Prego, Allegruccio. Sì, intanto non mi azzardo a competere con Nannicini sulla questione della tradizione storica, perché ne uscirei ovviamente sconfitto, no. se non altro per motivi anagrafici, però quello che ha detto Nannicini mi trova d'accordo rispetto alla lunga tradizione politica che c'è nel nostro Val d'Arno, e proprio per questo a mio parere bisogna analizzare anche le elezioni amministrative rispetto a quella che è ormai la storia, no, politica dei vari territori. E quindi a maggior ragione io penso che questa tornata elettorale delle elezioni amministrative ci ha dato un quadro importante, perché ha dimostrato come alcuni comuni, che comunque sono sempre stati di sinistra, Castelfranco non sempre, ma comunque negli ultimi anni la sinistra è sempre stata forte e 5 anni fa ha vinto ovunque, questa volta c'è stato comunque un cambiamento. C'è stato un cambiamento a loro, c'è stato un cambiamento a Castelfranco Piandiscò, quindi mi verrebbe da dire che il Val d'Arno, dalla lunga tradizione a sinistra, è in questa tornata elettorale un po' meno rosso del solito. Quindi, anche se ha 2 sindaci rossi. Anche se ha 2 sindaci rossi, però che si chiamano rossi di cognome, in effetti. Entrambi, tra l'altro. Quindi speriamo, insomma, che si possa andare avanti così. E quindi ecco, credo che il tema sia anche questo, insomma, 2 comuni su 6, 7, se consideriamo anche Figline, che sono andati al voto e che hanno cambiato. Gli altri sono rimasti, diciamo, a sinistra. In alcuni di questi c'è stato comunque un buon risultato del centrodestra, perlomeno rispetto a 5 anni fa. Ripeto, va sempre fatto la proporzione e il raffronto non con la Val di Chiana o con Arezzo, ma magari va fatto con 5 anni prima. Ora non mi voglio mettere a fare tutta l'elenco, diciamo, di come sono cambiati i voti in questi 5 anni, ma provo, no, ma ce l'ha il tempo, ce l'abbiamo. Provo a fare, diciamo, una brevissima analisi anche per dare merito, secondo me, a quei candidati sindaci che si sono esposti, ci hanno messo la faccia, soprattutto nei comuni più piccoli, soprattutto in quei comuni dove era quasi scontato, diciamolo, che il centrosinistra avrebbe vinto anche con percentuali bulgare. Io penso, per esempio, voglio ringraziare anche Butini, ad esempio, che nel 2019 aveva preso l'8,17%, si è riproposto e ha preso il 13,02, che sembra una piccolezza, ma comunque ci ha messo la faccia, si è ricandidato, ha aumentato i propri voti di lista e anche, insomma, in percentuale. E quindi è chiaro che Cavriglia, centrosinistra, vince con l'87%, però è altrettanto vero che il centrodestra è andato un pochino a migliorare, quindi vorrei che l'analisi fosse fatta anche su quello che è lo storico, proprio per il motivo che diceva Nannicini. E così, ecco, è successo anche da altre parti. Quindi, insomma, penso, oltre ai comuni dove abbiamo vinto, quindi penso che comunque in fin dei conti sia stata un'elezione, soprattutto queste elezioni amministrative e le elezioni europee, favorevoli in generale al centrodestra, anche qui in Val d'Arno, dove se uno legge i dati e non considera il territorio, non considera la storicità di una certa parte politica, magari può sembrare che, insomma, la sinistra abbia stravinto. Così non è, perché rispetto a 5 anni fa, ripeto, 2 comuni sono passati al centrodestra o comunque a liste alternative alla sinistra, e diciamo i voti sono comunque in aumento per i candidati sindaco del centrodestra. Benissimo, Allegruccio, la ringrazio. Prego, prego. Allora, proseguiamo il nostro giro di consultazioni. Ora lo chiamate così, vabbè, con Cristina Bucciarelli, poi Enzo Brogi. Però vedo, abbiate pazienza, non mi guardate male, vedo Massimiliano Fruchi che mi sta chiedendo la linea da Figline Valdarno. Sì, io una con calma, con molta calma e tranquillità, come dice il mio regista, quindi possiamo andare. Allora, possiamo collegarci, invece mi dicono, e qui le cose siamo in diretta, cambiano. Possiamo andare con il buon Fruchi che mi sta guardando. Mi senti anche? Vai, Massimiliano. Figline Valdarno. Grazie mille di averci reso la linea dallo studio. In questo momento ci troviamo nel comune di Figline d'Incisa Valdarno. Ovviamente siamo live come prima da qui in provincia
di Firenze, il primo dei comuni in cui siamo arrivati oggi in provincia di Firenze, del nostro Valdarno, che anche in questo caso è in regime di amministrative, e si è votato appunto anche a Figline ed Incisa Valdarno, come ben sapete, e però sono un po' più a rilento, diciamo, gli scrutini dei seggi, dei 24 seggi che ci sono qui nel comune, e siamo soltanto alla metà di essi per il momento, ma abbiamo già dei risultati che delineano una situazione abbastanza chiara, e cioè quella del ballottaggio. Il ballottaggio che si avrà con tutta probabilità tra il candidato sostenuto dal centrodestra Silvio Pittori e il candidato sostenuto dal centro-sinistra Valerio Pianigiani. In questo momento le percentuali sono vicine al 32% per il primo e vicine al 48% per il secondo. Di conseguenza è chiaro che non è certo che si vada al ballottaggio, perché se nelle restanti 12 sezioni si riuscisse a ottenere la maggioranza del 50% più uno per il candidato del centro-sinistra, è chiaro che il ballottaggio non servirebbe, e lo scarto in questo momento è veramente piccolo, è un punto e mezzo, per cui tutto è ancora possibile. Però la situazione per il momento che si è delineata è questa. Gli altri quattro candidati, perché vi ricordo che un altro tema di Figline Incisa Valdarno è la dispersione del voto dovuta alle 6 candidature, il numero più alto delle amministrative della zona di questa tornata elettorale, si sono assestati ben all'indietro rispetto ai due candidati che vi ho appena menzionato. Infatti abbiamo Leonardo Pagliazzi che si è assestato intorno al 2% per il momento, lista civica Idea Comune. Invece Marco Pompeo un po' più sotto, intorno all'1,5%, Sinistra per l'Alternativa, la sua lista. Giorgia Arcamone intorno al 4%, lista civica Cambiamenti. E poi abbiamo Enrico Buoncompagni, che anche lui si candida con un supporto di due liste civiche, Enrico Buoncompagni sindaco e Fare Ora Figline Incisa, arrivando al 13% circa. Quindi capiamo bene che la situazione è ancora incerta, ma abbastanza chiara nei suoi contorni. Ripeto, quello che potrebbe stravolgere sarebbe che nelle restanti sezioni ancora da scrutinare, che sono la metà dell'intero comune, si arrivasse ad una maggioranza del 50% più uno dei voti per il candidato Valerio Pianigiani, che in questo momento è quello più vicino alla possibile meta. In caso non fosse così, ricordiamo che il comune di Figline Incisa Valdarno ha la necessità del ballottaggio, e quindi si deciderà tutto tra due settimane, nelle giornate di domenica e lunedì, tra due weekend, e i candidati in quel caso sarebbero appunto da una parte Valerio Pianigiani e dall'altra Silvio Pittori. Sta per arrivare a TV1, mi dicono, dal coordinamento Lisa Vannelli, quindi la candidata sindaca delle liste civiche sangiovannesi, dell'alleanza civica sangiovannese, e quindi ci hanno contattato dallo staff, ci ha contattato il capogruppo Lalli per informarci che sta per arrivare in studio, quindi dallo studio la avrete appunto tra pochissimo ospite, e ai nostri telespettatori diciamo ovviamente di rimanere sintonizzati. Noi intanto cerchiamo di capire se riusciamo ad avere le dichiarazioni di qualche candidato qui a Figline Incisa Valdarno, anche se sarà difficile perché appunto i risultati sono molto provvisori, e come ben sapete è difficile sbottonarsi, specialmente in una situazione così precaria, e in cui davvero si potrebbe dire un qualcosa che poi potrebbe essere sconfessato dai risultati definitivi ed ufficiali. Per il momento da qui è tutto, quindi restituisco la linea allo studio. Grazie mille, Simone. Benissimo, grazie a te Massimiliano, sempre preciso e puntuale. Dunque, l'abbiamo detto anche prima, assolutamente con i piedi di piombo per quanto riguarda Figline Incisa Valdarno, i dati sono questi. È possibile un ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra, con il centrosinistro attualmente in vantaggio, però aspettiamo a dirlo. Intanto atteniamoci ai dati. Dunque, allora, ovviamente aspettiamo la Lisa Vannelli che sta arrivando. Allora, io vorrei sentire, qui sì, la grafica nostra che ci ripropone la situazione, la fotografia attuale del comune di Figline Incisa Valdarno, Valdarno in provincia di Firenze. Allora, Cristina Bucciarelli e poi il nostro Enzo Brogi su il Valdarno. Che Valdarno esce da questa tornata elettorale amministrativa? Prego, Cristina.
Dunque, io condivido l'analisi fatta da Lorenzo Allegrucci. Noi esprimiamo massima soddisfazione per il risultato che si sta avendo anche dalle amministrative. Abbiamo due nuovi sindaci alternativi al blocco di potere del PD e questo è un risultato che noi dobbiamo plaudire. In ogni modo si siano formate le liste, è chiaro si tratta di due comuni minori, due comuni in cui c'è stata una maggiore caratterizzazione come liste civiche, però c'è l'appoggio del centrodestra e quindi la benedizione dell'alternanza, dicevo. La nostra amministrazione è stata prima a rompere gli schemi e devo dire che è servita anche a tutte le altre amministrazioni. Parlavate voi dell'importante campagna elettorale, dei risultati ottenuti da Valentina Vadi nella sua riconferma. Leggo in tutto quantomeno la comunicazione che ha dato del suo fare Valentina Vadi quello che è stato fatto dall'amministrazione di Montevarchi nei primi 5 anni anche adesso, cioè con grande pragmatismo, concentrarsi sugli obiettivi che ci siamo dati come linee di mandato, perché si deve rispondere ai cittadini. Non si deve rispondere tanto ai partiti, ma si deve rispondere come liste civiche appoggiate dal centrodestra, la situazione che è a Montevarchi, si deve rispondere al cittadino che ci ha dato fiducia. Ci ha dato fiducia dopo tanti anni di orientamento a sinistra e quindi noi in particolare sentiamo forte il peso e il senso di responsabilità della fiducia che ci è stata data. Auguro infatti un buon lavoro al sindaco di Loro Ciuffenna e anche al sindaco di Castelfranco Piandiscorsi, ai due rossi per l'appunto, i quali avranno ora davanti a loro questo importantissimo obiettivo, questo impegno, questa concentrazione sul bene della loro comunità e dare un segno ovviamente di discontinuità evidentemente con quello che è stato fatto prima di loro. La ringrazio Bucciarelli, la ringrazio Enzo. Che fotografia ti sei fatto tu? Intanto mi sono fatto una fotografia che il Valdarno ha dimostrato un grande senso civico perché in tantissimi sono andati a votare. Voglio ricordare che queste sono le lezioni anche della disaffezione al voto, invece in Valdarno c'è una forte partecipazione e questo è un fatto secondo me di grande rilievo. Poi devo confermare che il risultato che il Partito Democratico ha ottenuto nel Valdarno è un risultato molto forte. Nella provincia di Arezzo è il risultato più significativo che vi è stato, con delle punte molto alte, penso alla mia Cavriglia, ma anche a San Giovanni Valdarno. Abbiamo prima festeggiato l'elezione di Valentina Vadi senza arrivare al ballottaggio, che è un fatto di grande rilevanza. Valentina, si è detto, ha lavorato bene in questi 5 anni, ha ottenuto dei risultati significativi sul piano dello sviluppo della città, sul piano dell'occupazione e anche sulla sensibilità e attenzione culturale che ha avuto in quella città. E i risultati stanno a significarli. C'è stato un risultato del candidato del PD di Bucine, siamo vicini alle parole, alla sofferenza che abbiamo sentito prima di Bencini, ma resta il fatto Benini. Che, chiedo scusa, di Benini, ma resta il fatto che Paolo Nannini era il candidato del Partito Democratico e ha ottenuto un risultato rilevante. Per quanto attiene ai due comuni che Allegrucci con un senso di magnanimità ha servito al centrodestra, io vorrei semplicemente dire che sono due liste civiche. Il candidato Rossi di Castelfranco Piandiscò addirittura ha un percorso che stava all'interno del Partito Democratico, era fino alle ultime elezioni un candidato eletto in Consiglio Comunale del Partito Democratico e che probabilmente in quel comune, come si è detto, vi è una sofferenza dell'accorpamento dei comuni che sono stati in una stagione elettorale
molto stimolati, ma forse poi vedo con grande fatica che là dove ci sono gli accorpamenti dei comuni poi si ricaratterizzano sempre dei candidati di una parte del comune e dell'altra parte del comune. A Castelfranco Pian di Scò è avvenuto un po' questo, evidentemente ha avuto la prevalenza il candidato che ha ottenuto più consenso. Sicuramente avranno confluito voti di centrodestra per quel candidato, ma non credo che la traduzione possa essere quella di che sia un candidato di centrodestra. Per quanto attiene a Loro Ciuffenna, comune che conosco bene, io ho sentito la presentazione dei candidati, ho partecipato come cittadino, oltre che come osservatore politico, alle presentazioni dei candidati, sia di Moreno Botti che di Andrea Rossi. Per la verità non ho partecipato alla terza presentazione, ma io nelle parole di Andrea Rossi non ho mai sentito un riferimento di aggregazione verso un partito piuttosto che verso un altro. Anzi, a fronte di qualcuno che gli voleva, come dire, far pesare che aveva avuto una sorta di sostegno da Fratelli d'Italia, lui ha sempre teso a dire, almeno le parole che lui ha espresso nella sua candidatura, quella di voler essere un candidato per Loro Ciuffenna, per il Prato Magno, per il San Giustino Valdarno, cioè un candidato del territorio. E credo che i voti che ha ottenuto Andrea Rossi sono perché hanno riconosciuto in lui un entusiasmo e un senso di appartenenza a quel territorio che il terzo mandato aveva un po' affaticato nei candidati del centro-sinistra. Quindi io naturalmente però auguro di lavorare bene nell'interesse dei comuni, perché poi queste sono elezioni che vanno nell'interesse dei comuni e i cittadini votano e si esprimano in funzione di come lavoreranno i sindaci nei 5 anni prossimi. Quindi buon lavoro a tutti e sarò contento di vedere tra qualche giorno, da qualche tempo, come si esprimerà. Tra l'altro, Enzo, mentre lei, ora le dico una cosa, sì certo, certamente, ovviamente Lorenzo Allegrucci replicherà e quindi vedremo a chi attribuire questa poltrona di sindaco a Loro Ciuffenna, che tra l'altro, Enzo, lei era, c'era una voce a un certo punto per la quale lei avrebbe dovuto concorrere anche lei. Io ho già dato il lavoro da sindaco, un lavoro bellissimo che chi lo sta facendo sa quanto è bello, chi l'ha fatto lo considera un lavoro importante, ma per quanto mi riguarda ho già dato. Faccio gli auguri a tutti, certo, i sindaci che lavorino. Però una cosa mi piace dirla, ecco, io quando divenni sindaco chiamai l'allora mio segretario, per ricordare l'allora Partito Democratico di sinistra, Antonio Camici, e gli restituì la mia tessera del partito. Ah, come mai? Perché da quel giorno io mi sentivo il sindaco di tutti. Ah, bella questa cosa, bella, bella. Allora, archiviamo anche questo aneddoto di Enzo Brogi. Lorenzo, ha circa 2 minuti, ce la fa in 2 minuti a rispondere. Di chi è questa poltrona di sindaco, insomma? No, allora, intanto, al di là delle battute, chiaramente il sindaco è stato eletto dai cittadini, risponderà a tutti i cittadini e io anch'io mi congratulo non soltanto con i candidati vincenti di Loro e di Castelfranco Pian di Scò, ma con tutti i candidati che hanno vinto, perché poi alla fine, come diceva giustamente Brogi, rappresentano l'intera cittadinanza ed è giusto che sia così. È vero che non sono due candidati con la tessera di un partito di centrodestra, è altrettanto vero che comunque sono due candidati civici che hanno avuto il sostegno, e questo insomma a mezzo stampa, a mezzo di incontri, non solo, dei partiti di centrodestra. Diciamo che il Partito Democratico aveva espressamente consigliato di votare l'altro candidato. Quindi, se non per il candidato sindaco, perlomeno sui partiti che sostenevano l'uno o l'altro c'era stata una divisione netta, non c'era stato, ecco, non c'erano stati partiti di centrodestra che avevano detto votate chi volete, c'era stata un'indicazione molto chiara. La stessa cosa il Partito Democratico, non ha detto c'è il PD di Castelfranco, il PD di Pian di Scò e quindi votate un po' chi preferite, aveva dato un'indicazione ben chiara sia sul Loro Ciuffenna per Botti
sia per Castelfranco che per Piano di Scosso un mandato. Castelfranco non è proprio così, perché il PD di Castelfranco non sosteneva il PD provinciale e regionale, però, come vedi, è tutto un po' così. Sì, diciamo che all'interno si sono divisi, però ecco, il PD provinciale e regionale aveva dato un'indicazione ben chiara, che evidentemente non è stata seguita da un circolo particolare, insomma, di uno dei due capoluoghi, diciamo così, del comune di Castelfranco Piano di Scò. Però ecco, era questo quello che intendevo. Ovviamente poi, al di là del partito a cui fanno riferimento, in questo caso sono due civici, ma anche per tutti gli altri, l'importante è che poi chiaramente facciano un buon lavoro, e glielo auguriamo ovviamente tutti. Benissimo, benissimo. Alla Gruci la ringrazio, poi se ha da concludere, da aggiungere, lo faccio fare più tardi, perché adesso ci vediamo un altro po' di pubblicità e poi torniamo per l'ultimo stacco prima della pausa, quella per la cena. Bene, a tra poco.